Il KO del Bentegodi ha confermato l'involuzione. La lista dei rimpianti è corposa, mai creato così tanto, è vero, ma anche parecchi errori in fase di non possesso e nelle retrovie. Contro un Verona, per inciso, tutt'altro che irresistibile. Questione di equilibrio. Non ci sono più le distanze giuste. La squadra corre a vuoto e subisce. Negli ultimi due mesi le rivali sono cresciute, il Pescara no. E poi il solito problema in attacco. Segna soltanto Mancuso. Così il presidente Sebastiani che pungola Pillon. Il centrocampo sta facendo fatica, perché? Ma perché noi abbiamo, come tutti quanti dicono, abbiamo un centrocampo forte, però poi è chiaro che ci vuole gente che corre, ci vuole gente che copre, che mantiene la posizione, e noi abbiamo forse in questo momento nei tre di centrocampo tre bravissimi giocatori, ma che sono un pochettino anarchici, quindi forse manca la presenza di un giocatore lì davanti che dia veramente un po' la regia e che serva anche da metronomo e serva anche da copertura in certe situazioni. Il trend degli ultimi due mesi fa riflettere, Presidente. Ma fa riflettere perché comunque sia, per come la vedo io non voglio entrare nell'aspetto tecnico, ma per come la vedo io bisogna avere il piano B anche durante le partite, e questo è forse quello che è mancato nel Pescara di queste ultime 7-8 partite, perché poi è chiaro che più si va avanti e più la gente ti studia a prendere contromisure, è chiaro che devi essere anche lì pronto a cambiare qualcosa quando ti stai giocando la partita. Se tu vuoi andare sempre a 300 all'ora contromano di notte a fare spendi sull'autostrada, prima o poi un tir di fronte te lo trovi. Quindi avere il piano B serve per in quei momenti in cui non riesci a fare ciò che tu vorresti, cercare di cambiare, di sparacchiare un po' le idee anche agli altri, perché così come noi studiamo gli avversari, ci studiano a noi, quindi oramai sanno tutti come giochiamo. I tifosi aspettano un attaccante di spessore, qual è il punto di vista della società? Il punto di vista della società è sempre quello, i tifosi devono capire che le società di calcio hanno delle liste e le liste sono composte da 18 giocatori, over. E sui giovani puoi prendere quello che vuoi perché non ci sono liste, però sugli over devi prendere 18 giocatori al massimo, quindi così come ce l'hanno gli altri problemi ce l'abbiamo noi, quindi se esce qualcuno entra qualcuno, se non esce nessuno non entra nessuno. Io credo che qualcosa sicuramente faremo, perché ci sono giocatori che hanno trovato poco spazio e che magari anche loro stessi chiederanno di andare a giocare, in quel caso ci muoveremo, perché con Giorgio e Luca stiamo ragionando sul da farsi. Anche perché le strade sono due, sarebbero due, no? Se si vuole alimentare il sogno bisognerebbe fare un sacrificio, altrimenti si può continuare così disputando un ottimo campionato comunque. Ma noi, a parte di alimentare il sogno, che non si tratta di alimentare un sogno, si tratta di giocarsi un campionato che sta dimostrando che te la puoi giocare. Parlavo però dei primi due posti. Sì, sì, ma a prescindere dai primi due posti, sono lì a un punto e a quattro punti, quindi non è cambiato assolutamente nulla. Il Livorno ha fermato in casa il Palermo, anzi rischiando di vincere, quindi è un campionato livellato, molto livellato nelle prime 10-12 posizioni. E quindi è chiaro che chi sta là davanti se la deve giocare. Noi sicuramente non ci tiriamo indietro come non abbiamo mai fatto in questi anni. Faccio un nome a caso: Gianluca Lapadula rimane fantacalcio? Ma secondo me sì, perché non è un'operazione percorribile per una società di serie B come la nostra, cioè, non credo che il Genoa, che ha un contratto così oneroso, sia disponibile a mettere tanti soldi sul contratto di Lapadula. Ci avete provato? E avendo, no, non ci abbiamo provato, perché onestamente è una domanda che non ce lo direbbe neanche. No, non ci abbiamo provato proprio, ma non ci abbiamo provato proprio. E poi devo dire, se io fossi una squadra di Serie A e avessi Lapadula, pagato quei soldi con quegli stipendi, cercherei, se devo dare un aiuto, cercherei di darne a una squadra di Serie A.
per cercare di fargli fare qualche gol in Serie A e magari avere la possibilità di rimetterlo sul mercato se proprio non voglio tenerlo, perché parliamo di cifre importanti. Il Genoa ha pagato la Padula 15 milioni, non 5 bruscolini. Non avete fatto il tentativo col Genoa per la Padula, ci proverete sì o no? Ma non è questa Padula, domanda non mi ha risposto. Ma la Padula non c'è manco bisogno di provarci, perché la Padula con il quale io ho ottimissimi rapporti, non solo con lui ma anche con il suo entourage, se volesse avere una opportunità del genere, se volesse pensare di rimettersi in gioco in Serie B, io credo non ci sarebbe nemmeno bisogno di pensarci, perché la Padula questa terra la ama e quindi sarebbe probabilmente una sua richiesta, non una mia. Credo che però non sia questo l'intento del ragazzo. Servirebbe un attaccante come Rossi, visto che se ne è parlato? Ma questo dipende un pochettino da chi uscirà dal Pescara, perché è evidente che se esce un attaccante cerchi di andare su un attaccante più pronto per cercare di dare veramente quel valore aggiunto di cui parlavi tu prima. Se ne escono due, magari puoi giocarti anche la carta di un giovane e uno meno giovane. È vero che c'è stato però l'incontro con Lotito la scorsa settimana, prima di Lazio Eintracht, l'abbiamo letto su più siti. Nel modo più assoluto, io Lotito lo sento quasi giornalmente per problemi di Lega. Mi avete parlato al telefono? Non abbiamo parlato di mercato, perché tra le altre cose io penso che alla base di tutto c'è un fatto, sarà un'anomalia italiana, però noi parliamo di un presidente che ha anche una squadra in Serie B e che comunque sia, prima di rinforzare una squadra come il Pescara o le altre, se io fossi dall'altra parte ci penserei un attimino anche io. Secondo me, prima di esprimermi, vorrei appunto fare questo incontro con i direttori e l'allenatore, perché mi sembra giusto che siano loro a dare le linee guida. Poi possiamo sbagliare, ci mancherebbe, però non credo debba essere io a mettere i nomi sui giocatori. I pezzi pregiati resteranno a Pescara almeno sino al termine della stagione? Sì, ma i pezzi pregiati, allora... Cioè non c'è questo rischio, no? No, ma nel modo più assoluto non c'è nessun tipo di rischio. È chiaro che il mercato poi lo devi seguire e devi sapere che se c'è una richiesta, nel momento in cui c'è una richiesta e la ritieni giusta, devi portarla avanti. Sicuramente non credo, no, anzi posso assicurare che non si muoverà nessuno dei pezzi pregiati. Però può darsi che anche ci siano operazioni a gennaio nelle quali magari si stabiliscono già delle condizioni per poi arrivare a giugno e far andare i ragazzi che hanno richiesta in campionato superiore. Quello può succedere, come succede in tutte le società anche molto più grandi del Pescara, però credo che sicuramente da gennaio da Pescara no, quei giocatori che hanno richiesta non si muoveranno. Ci lasciamo con questa promessa, Presidente, i rinforzi comunque arriveranno. Abbiamo una lista di 18 giocatori, se esce qualcuno sicuramente non rimarrà vuota la lista, se non esce nessuno puoi andare a pescare solo su giovani che non vanno in questa lista, vale a dire dagli anni 95-96 a salire per quest'anno. È chiaro che se dovesse uscire qualcuno che ci libera la lista sicuramente andrà rimpiazzato con qualcuno che ha un po' di esperienza in più, perché magari abbiamo bisogno anche di quello.